Buongiorno a tutti. Allora, tra 2 minuti esatti iniziamo, però vi chiedo di darmi gentilmente un feedback in chat se sentite la mia voce. Dovreste vedere anche il monitor con il disclaimer. Allora. Ok. Vedete anche la poltrona di Tony, quindi c'è la webcam attiva. Allora, devo solo avviare la registrazione. I contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti e non da Tikmill e danno carattere puramente educativo e non costituiscono nessun incentivo in investimento. Chiunque intraprenda questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori e Tikmill non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti. Declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di Tikmill, a meno che non sia stato specificato. I CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 73% e il 70% dei conti dei clienti al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD, rispettivamente con Tikmill UK LTD e Tikmill Europe LTD. Valuta se comprendi come funzionano i CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, riprendiamo la serie dei webinar che avevamo lasciato nel 2019. Con me, ovviamente, un grandissimo ritorno, Tony Cioli Pubiani. Ciao Tony, come stai? Buongiorno a tutti, sto bene, grazie, è sempre un piacere, grazie del rinnovo della partecipazione a questa serie di webinar che tutti insieme costituiscono, insomma, una bella fetta di esperienza e di cose che abbiamo già fatto l'anno scorso, insomma. Esatto, Tony. Allora, abbiamo sicuramente una settimana interessante che ci aspetta perché la settimana della Fed abbiamo diverse cose di cui parlare. Però io direi di iniziare ovviamente con parlando delle elezioni in Emilia-Romagna, quindi facciamo un po' un resoconto di quello che è successo e tra pochi minuti poi ci sarà l'apertura del FTSE MIB, quindi direi di iniziare un po' da qui, se sei d'accordo. Beh sì, le elezioni dell'Emilia-Romagna sono andate al candidato di sinistra che esprime l'attuale coalizione, nel senso che noi sappiamo che abbiamo un governo, quello Conte 2, che di fatto è sostenuto dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle, è insediato da Salvini. Salvini ha delle idee un po' più di contrarie, ad esempio, o apparentemente, insomma, un po' meno concilianti con l'Europa e con i mercati finanziari. Ha vinto quello che non c'è stata la sorpresa, ha vinto e si è consolidato pertanto un esponente del PD e quindi il mercato interpreta. Parliamo dell'Italia, solo dell'Italia, perché non credo che al Nasdaq o allo Standard & Poor's, ma anche al DAX, interessi più di tanto un'elezione regionale italiana. Ma in Italia, lo diciamo subito, perché sono le 8:47, per cui a 13 minuti dalla partenza del mercato italiano, è impossibile non notare una BTP prorompente. E questa è una cosa che consiglio di fare a chiunque operi sul mercato italiano. Abbiamo un indicatore che parte, dato Eurex in Germania, ma che parte già si può trovare dappertutto. Adesso non so se Tikmil, scusami, lo quoti o no. Che cosa, Tony? Cioè, il BTP Tikmil lo quota? No, Eurex? Ecco, lo quota. Comunque, al di fuori di tutto, anche se non lo quota, secondo me, se uno vuole operare sul FTSE MIB, è giusto che, o sulle azioni italiane, è giusto che
guardi il BTP o allo spread, si trova, basta spingere con un motore di ricerca, qualsiasi motore di ricerca te lo dà, Investing.com e BTP, oppure guardate lo spread e notiamo subito che lo spread è addirittura oggi a 139,9, così mi danno le prime indicazioni, e gli interessi addirittura 1,05, quindi abbiamo un BTP prorompente che guadagna addirittura l'1,4% rispetto a venerdì scorso, che già era salito tanto, e evidentemente questo è un fattore che all'Italia piace, perché quando il BTP sale vuol dire che si comprimono i rendimenti delle obbligazioni a 10 anni, ma sostanzialmente tutte le obbligazioni italiane che sono comperate, rendendo meno alle prossimi collocamenti, alle prossime aste, è probabile che lo Stato italiano, per autofinanziare, per finanziarsi nel proprio debito pubblico, debba spendere molto di meno. E questo è un qualche cosa che viene gradito dai mercati finanziari, in particolare ovviamente quello italiano, e in genere dalle banche. Dalle banche, perché le banche hanno in portafoglio grossi quantitativi di titoli di Stato, in particolare titoli di Stato italiano. Detto questo, oggi c'è questa giornata contrastante, perché se da una parte abbiamo delle elezioni che piacciono ai mercati, e questa ne abbiamo una prova provata, visto l'andamento del BTP e dello spread, dall'altra parte abbiamo invece la clamorosa apertura presumibile, quella dell'indice americano di oggi, del Nasdaq, ad esempio, in gap down, anche perché noi sappiamo che abbiamo i future che sono quotati costantemente, a partire quelli quotati in America da stanotte a mezzanotte, che si possono vedere, quelli quotati TickMill, immagino alle 8 o alle 9 del mattino, insomma. E quindi abbiamo questo contrasto molto, molto particolare, perché abbiamo sia da una parte il motivo delle elezioni, e ripeto, da un'altra parte invece future americani e future tedesco di tutti gli indici addirittura sotto l'1%, DAX sotto l'1,4 rispetto al settlement, DAX future rispetto al settlement di venerdì scorso, settlement che viene creato alle 17:35 da Eurex in base ai valori che il future alle 17:35, ovvero la chiusura del cash, ovvero dei sottostanti. Parliamo di tutte queste cose, che il 90% dei master trader, non dei master trader, quelli che vedete, lo sa, cioè, io non faccio nome, ma lo sa queste cose qui. Perché l'importante è il movimento, che cazzo ne so, però non le sanno, e invece è molto importante. Ma no, perché? Perché sapendo queste cose uno non fa degli errori di ragionamento. Quindi abbiamo un mercato tedesco che perde al momento l'1,35% col suo future, non sappiamo l'indice perché gli indici partono alle 9, cioè a 7 minuti e mezzo. E abbiamo un Nasdaq che perde l'1,22 a livello di future rispetto al settlement, che si costruisce alle 22:15 della giornata di venerdì, e in teoria l'Italia dovrebbe aprire intorno a questi valori. Ovviamente le aperture dell'Italia, che vengono alle 9, tra l'altro il future è uno degli ultimi giorni che vedremo il future aprire alle 9. Sappiamo che certo, da un lunedì di aprile, non so se dal 10 aprile, 12 aprile, adesso no, di febbraio, chiedo scusa. Di febbraio sappiamo che il future italiano aprirà alle 8. Comunque, fatto sta che parliamo di oggi, apriremo oggi tra 7 minuti. Quindi la cosa divertente è quella di cercare di individuare, senza fare troppi ragionamenti, quella che potrebbe essere l'apertura. Saremo più condizionati dall'evento dell'Emilia-Romagna o
dalla confusione che si sta creando causa il coronavirus e quindi da tutti gli indici mondiali. Farsi questo tipo di domanda oggi è essenziale. Essenziale. Ovviamente, do la risposta prima, parlare dopo è facile. L'Italia aprirà negativamente perché un evento così importante, come grave, come quello che si sta scaturendo nel mondo, cioè questo virus, ma al di fuori, senza entrare nel merito, che nessuno. Io ho fatto un articolo ieri, molto credo interessante per chi è capace di leggerlo, non è semplice come al solito, però spiego come questo tipo di virus, non avendo una determinabilità e una possibilità di essere misurato, perché nessuno può sapere, proprio nessuno, se questo virus tra una settimana, qualcuno ha scritto tra una settimana non se ne parlerà più. Qualcuno dice è una cosa che è potenzialmente deflagrante, altri sono nel mezzavia. Ecco, però nessuno può sapere effettivamente l'entità. Si sa solo che, ad esempio, sono sospese le visite in parecchie turistiche in Cina e viceversa, i cinesi non possono andare. Per cui, insomma, già si sono avuti un 20, un 25%, sentivo stamattina, di diminuzione. Del business del trasporto, dell'attività turistica, di queste e quest'altre. Quindi, quando al di fuori di tutto, quando c'è un rallentamento vistoso di quello che è il secondo paese al mondo, oggettivamente l'economia tira meno, il PIL meno. La Cina, abbiamo visto quando l'anno scorso doveva fare 6,3, ha fatto 6 più 6 per una settimana, si è vacillato e quindi le borse ne traggono insomma la voglia di stornare, cioè stanno stornando, ne traggono le loro conclusioni con lo stornare. L'Italia probabilmente dovrebbe avere un piccolo margine di miglioramento, o diciamo dovrebbe leggermente meno sottoperformare. Ecco, spero di essere o sovra, cioè dovrebbe sicuramente andare negativo, ma non così negativo, e quindi ci può essere, qualora ci sia un allineamento al DAX, degli indici, dovesse aprire in forte gap down, e c'è la possibilità, a mio avviso, di tentare anche in via speculativa, per fare come il nostro stile dello scalping, di fare qualche long, se dovessero esagerare. Difficilmente, visto anche come è andata la giornata del venerdì, oggi col fatto dell'Emilia Romagna, col fatto del BTP così straripante e con tutto quello che sta succedendo, difficilmente, ecco, inizialmente almeno proverei degli short. Magari mi sbaglio, però insomma, bello dirle prima. E questo è il mio orientamento. L'ultima cosa, prima della partenza, che la seguiremo anche insieme. Abbiamo la fortuna che il future e l'indice sostanzialmente costano uguali, per cui CFD e mercato idem regolamentato hanno grosso modo gli stessi valori. Oggi non dobbiamo fare dei distinguo, se Dio vuole. Grosso modo è così anche per il DAX costa qualcosina di meno, ma insomma sostanzialmente è così per il DAX, e quindi abbiamo dei livelli di parametri molto buoni, e poi discuteremo anche delle altre cose. Ecco, questa è la mia presentazione. Adesso vediamo come apre, e eventualmente se facciamo qualcosa io lo dichiaro, e la stessa cosa farà Giuseppe. Ok Tony, allora, intanto mi dicono dalla chat che forse c'era un problema con l'audio, soprattutto da parte di Luciano, però credo io ti ho sentito e ti vedevo benissimo Tony, quindi non so, forse Luciano è un problema soltanto tuo, perché anche altri poi adesso dicono che si sentiva molto bene, quindi meno male. Mi dispiace. Perfetto, e dal punto di vista delle domande, Pietro, ovviamente Tony poi l'ha specificato che il motivo
della caduta comunque degli indici, ovviamente non dipendeva dalle mine romane, scrive Pietro, le mine romane non influisce, la caduta degli indici è dovuta alla Cina, all'epidemia in Cina. Poi, un po', Alessandra scrive, short dalle 2 di notte, gain assicurato. Cioè, quindi, Alessandra, tu shorti gli indici di notte, se volevi Vabbè, intanto. ma qui si genera adesso, questi fanno un po' di confusione. Non dipende dall'Emilia Romagna l'andamento del DAX e del coso, lo specifico chiaramente. No, Eventualmente, no, lei aveva scritto prima che tu puoi specificare. esatto, magari l'ha scritto prima, però dire a me che stanno scendendo per la Cina e non per l'Emilia Romagna, un po' come, insomma, è un po' oltraggioso, se però l'ha scritto prima. Insomma, io ringrazio per la spiegazione, insomma. Conosco il mercato, ecco. Va bene, comunque, cioè, grazie che sta scendendo per la Cina e non per l'Emilia Romagna, dove tra l'altro dovrebbe salire. Comunque, no, capisco che poi ci sono, magari io le dico e loro scrivono prima, per cui si può generare un po' di confusione. Ok, allora manca un minuto, vediamo l'apertura. Ma guarda, io lo dico subito, così piazzo un FIB in acquisto sul valore di 23.600. Guarda, lo metto qui a 23.6. Anzi, metto 23.580. 23.580. Lo metto in questo istante, metto 23.580 perché il ragionamento l'ho fatto. Evidentemente le elezioni dell'Emilia-Romagna contano per il BTP e un pochettino per l'indice italiano. Evidentemente al Nasdaq, Standard & Poor's, Germania, così non gliene può fregare di meno. Il problema è No, quello. tu praticamente hai messo una posizione d'acquisto sotto, poco sotto il minimo di venerdì. Sì, beh, io piazzo sostanzialmente dei prezzi interessanti in fase di apertura, perché, ma ovviamente non mi costa niente piazzare, mi metto basso perché se arrivano delle scarpate in agitazione, magari mi arriva giù a un prezzo conveniente il future, cioè sono tecniche che spiego anche, ma credo siano istintive, cioè non, siccome non costa niente, io mi piazzo a un livello, beh no, ma io non è che adesso inizialmente cerco di sfruttare la volatilità che c'è in una giornata del genere, cerco di sfruttare la volatilità e quindi uno si piazza basso e alto. Come livello, a me piace molto il 23,6 perché ha dimostrato ben 4 volte di aver tenuto, e quindi in una situazione di questo genere che è molto strana, e questo è molto strano perché abbiamo l'Italia che è un market mover interno favorevole, buono, ma al tempo stesso è ovviamente il pandemonio generato dal coronavirus che influenza tutti gli indici mondiali, influenza anche l'Italia. Per cui è evidente che c'è questo misto qui. Capisco che sia un po' sofisticato il discorso, però insomma, credo che, insomma, io altrimenti non riesco più a dire niente. Evidentemente, ecco, sono stato avaro, però qui il future italiano sta salendo già di 60, di 70 punti rispetto all'apertura. Tutto qui. Sì, 70 punti adesso dall'apertura che era 23,680 più o meno, e sta già chiudendo il gap. Il DAX. Il gap dovrebbe essere a 7,90 perché almeno gap idem, il minimo di qui è stato 7,90, 23,790 fatto negli ultimi, o 7,80 fatti negli ultimi, anche l'ha già chiuso, ha fatto 23,780 venerdì sera nell'ultimo secondo di contrattazione, proprio a livello di gap, per cui ha aperto il gap down, 7,80 era il minimo di venerdì scorso, già chiuso a livello idem. In questo istante, questo, ecco, chi ha fatto il colpo a rialzo nella chiusura del gap oggi era straordinariamente, ecco, non ci ho pensato, però ha fatto una mossa straordinaria, perché effettivamente l'Italia che va in controtendenza rispetto ai mercati mondiali per via delle elezioni dava molte possibilità di chiudere il gap.
Infatti DAX adesso invece sta andando un po' a testare il supporto. È clamoroso di vedere come il DAX picchi verso i minimi, addirittura meno 1,46, meno 1,47, ha perso 20 punti in questi primi 3 minuti, e l'Italia che ha aperto 23,6,60, addirittura si è a 7,65. Quindi è evidente che l'influenza di quello che abbiamo detto alle 8,47 è evidente, insomma, non c'è neanche bisogno di questo. Il fare il live alle persone che hanno la voglia di ascoltare devono capire appunto il tipo di sensibilità che deve avere un trader al di fuori di tutto. Poi uno dice le notizie non contano niente, l'Emilia Romagna non conta niente. L'Emilia Romagna ti consentiva di poter innanzitutto evitare di ribassare, e eventualmente ti consentiva, guardare il BTP, di fare 100 punti mentre tutto il resto sta scendendo. Poi, come ho già detto, il mercato italiano è ovvio che rimarrà negativo, perché di fronte a uno sprofondamento del genere l'Emilia Romagna conta meno, ma sicuramente la tendenza, almeno iniziale, sarà questa che stiamo vedendo. Questo è fuori di dubbio. Lampo. Allora, Pietro scrive: il mercato ha voglia di comprare su tutti gli indici per sfruttare il ritracciamento da virus. Potrebbe essere. Poi Alessandra dice che non shorterebbe mai il FTSE MIB, e che però ha fatto lo short sull'indice di Shanghai, forse, Alessandra, che chiude alle ore 10. E ti chiede Tony di Singapore. Allora, ha shortato sull'indice di Singapore. E poi ti chiede se una blue chip venduta, che significa per il mercato. La domanda, scusa? La domanda di Alessandra è: lei ha shortato allora praticamente l'indice di Singapore che chiude alle 10, e poi ti chiede se una blue chip viene venduta, che cosa significa per il mercato. Oddio, io ripeto quello che ho sentito. Se una blue chip viene venduta, cosa Ti significa riporto la per il mercato? sì, cosa significa per il mercato? Quindi non so, Alessandra, se specifichi La magari. domanda, non so, ecco, è se una blue chip. Ricordiamo che l'indice FTSE MIB contiene i migliori 40 titoli italiani per capitalizzazione flottante, e sono tutte blue chip. Per cui, se una blue chip viene venduta, evidentemente va a incidere sull'indice in senso negativo, e per il mercato lo scende in base al coefficiente di ponderazione di quella blue chip e del suo peso. È ovvio che se scende Enel è una cosa grave, se scende STM non gliene frega niente a nessuno, perché quello che conta è anche il peso che ha Poi è questa un blue discorso chip. che vale anche sugli altri indici, ovviamente, quindi è un po' un discorso generale. Ok, allora vediamo se c'è qualche opportunità. Ah, io, Tony, volevo comprare adesso, fare un buy sul DAX su questo supporto. Ah, quello lì ci sta. Questo sono, evidentemente adesso il trend primario, già da venerdì, partendo dalle ore 16, è diventato primario di medio breve, ovvio, di breve, di brevissimo, perché il trend che sia rialzista è inequivocabile, qualsiasi tra i frame di riferimento. È ovvio che io faccio riferimento al trend che abbiamo visto a partire dalle 4, dalle 4 e mezza del pomeriggio di venerdì, dove probabilmente, non probabilmente, causa anche del timore di questo virus, tutti i listini sono scesi. C'era il Nasdaq che era ben oltre i 9.250, ha fatto addirittura 9.288, è andato a finire 9.000 stamattina, stanotte, per cui 300 punti di Nasdaq, che non è poco. C'è l'Italia che era 24,080, è andata a finire all'apertura di oggi a 23,660. C'era il DAX che era 13.600 e rotti, ha chiuso col record storico. Venerdì ha chiuso col record storico di chiusura, e in questo momento ha perso la bellezza. Dal riferimento che era 13.564, siamo quasi 200 punti sotto. Quindi il trend di breve è evidentemente è negativo. Però io ho provato un acquisto adesso sul supporto, vediamo così.
Vedete, Sì, certo, si possono, vogliamo sai, mantenerlo a questo tutto, punto. si possono tentare benissimo degli acquisti perché evidentemente essendo il trend principale positivo, ci sarà sempre dei momenti, la volatilità poi non è la direzionalità, la giornata volatile non è quando tra il massimo e il minimo ci sono tantissimi punti, la giornata, questo erroneamente viene detto. Ma la giornata è volatile quando c'è uno scostamento dalla media continuo, per cui se si sale, si scende, si sale, si scende, si sale, si scende, è una giornata volatile. Se per ipotesi adesso di FIB andiamo da 23,8 a 24,2, tutto di fila e chiudiamo a 24,2, è una giornata direzionale con un ampio range. Questo è tecnicamente. Se è volatile, invece, è possibile vedere rialzi, ribassi, rialzi, ribassi, tutto qui. Però evidentemente la fa da padrona anche questa situazione. Io voglio dire una cosa, che gli insacchi veri avvengono sempre nella medesima modalità, sempre, sempre, sempre per me, per gli altri, a rialzo, a ribasso. Cioè quando ci abituiamo a vedere una cosa ci viene istintivo, siccome a me mi hanno scritto in 3 o 4 compriamo tutti con te, ci viene istintivo, siccome effettivamente gli indici di borsa gli ultimi 100 volte che sono ribassati hanno rimbalzato 100 volte, veramente una cosa pazzesca, gli ultimi 100 rialzi sono stati abortiti, ecco. Evidentemente viene istintivo pensare che ci sia il recupero. E quindi già un 23,750 può sembrare orocolato perché vai a 24,080, così un 13. Invece nella realtà i grandi sacchi nascono proprio perché abituati a un determinato ritmo, specialmente quelli che hanno i titoli vecchi, cominciano a comprare. Mi ricordo maggio del 2018, lì ci fu uno sterminio perché l'indice l'8 maggio fece il suo record da 10 anni, 24,5 mi sembra, parlo del 2018, e poi cominciò a scendere, 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 ma le prime 2 o 3 settimane sembrava regalato, magari c'era una bella intesa che veniva da 3,30. E c'è un sacco di gente insaccata a 2,90, 2,95, 3,10, dice l'intesa a 3, vale a 3,20, e via così con dei FIB a 23,9, 23,8, e i FIB poi sono scesi a 17. Adesso non voglio dire, io poi sulla mia bacheca c'è quello che ho pensato, è scritto in maniera chiarissima, per cui mi posso aspettare un po' di storno, ma non uno storno da comprare. Però uno storno parla di un 5%, quindi 5%. Vorrebbe dire 23.000, grosso modo, eravamo 24 di FIB, vorrebbe dire 9, 8 e 8, 8 e 7 di Nasdaq, vorrebbe dire 13, 12 e 9 di DAX, questo non oggi, domani, dopo là. Diciamo nei prossimi giorni, che possono essere 2 o 3 settimane. Perché la soluzione di questo problema, quello relativo al virus, siccome è indeterminabile, siccome è indeterminabile, nessuno può sapere, mentre con l'Iran, con la Libia, con i dazi, alla fine sono quelle pagliacciate che uno non ne parla, se vuole, non vuole, poi fa il tweet, oppure lo snobbano, come abbiamo visto. In questo caso si può nuotare qualche giorno sulla incertezza. Poi magari non sarà, anzi me lo auguro, ce lo auguriamo tutti, non sarà niente di grave, qualche cosa dove tipo tra un mese non ne parleremo più. Però dal momento in cui non c'è una certezza di quello che è, i mercati si astengono e siccome c'è nell'area degli operatori questo storno, almeno tecnico, salutare, chiamiamolo come ci vuole, può darsi che questa, essendo una natura di un problema non economico, perché se c'è la produzione industriale della Germania, se c'è il no-farm payroll, se c'è il PMI, abbiamo visto dei dati anche brutti, però recuperare immediatamente. Ecco, in questo caso,
In questo caso, diciamo che c'è l'indeterminazione del problema, perché se questo virus dovesse perdurare anche un mese, 2 mesi, e il prodotto interno lordo cinese passare da un teorico 6,2 per il 2020 a 4,4 o a 4, evidentemente ci sarebbe l'oggettiva insostenibilità di questa continuazione incredibile di trend. Questo è quello che posso dire. Poi c'è chi dice: ah, ma io, cioè, poi può succedere sempre di tutto, però visto che parlo io mi dico le mie idee che valgono come le vostre, però vi aiutano, spero, a fare qualche ragionamento in più. E io so solo che gli insacchi derivano dal fatto che uno è ingolosito a comprare in queste situazioni un po' di inizio discesa. Secondo me non ci sarà un'inversione. Io ho già detto, forse all'ultimo webinar qui o da qualche parte, che per me il mercato nel 2020 rimarrà sostanzialmente, non farà l'esploit del 2019, ma neanche ci pensa per vari motivi, ma non andrà sotto il 5%. Per cui rimarrà più o meno tra più 8 e meno 8, tra più 5 e meno 10, insomma, ecco, quel range lì, più 5 e meno 10. E quindi, insomma, evidentemente, se già dovesse perdere 4-5%, ci potrebbero essere delle nuove occasioni di acquisto. Questa è la mia view. L'Italia oggi, come vedete, questo l'abbiamo dichiarato in maniera palese alle 8:50, fa storia a sé. E addirittura, anche se il DAX, insomma, ma non riesce a smuoversi dai minimi, l'Italia è più comprata perché evidentemente l'attuale coalizione di governo viene resa più stabile, e quindi gli operatori che magari si erano astenuti nell'attesa di comprare per l'Emilia-Romagna, approfittano anche oggi di entrare, visto che c'è il dramma cinese che influenza gli altri mercati. Questa è la sintesi della giornata. E in più, sì, questo BTP straripante, straripante, adesso vado a vedermi anche lo spread. Ecco, uno spread che è sceso del 14% addirittura. Da 100 quasi 60 siamo addirittura sotto 140, e queste sono considerazioni, ecco, che ci tengo a fare, a dire, si potevano già fare alle 8:40 prima dell'apertura dei mercati, sono state fatte. E questo, d'altronde, parlare le chiacchierate dopo servono a poco, le chiacchierate prima ci sono, però è il tipo di ragionamento che a noi interessa che uno faccia. Poi evidentemente i mercati rimangono sempre imprevedibili. Ecco, ci sono domande? C'è qualche altra cosa? Infatti adesso, allora, intanto il DAX ha recuperato il supporto e l'Italy spinge il FTSE. Allora, Alessandra specifica un po' la domanda di prima. È vero che l'indice italiano ha delle blue chips fortissime, ma anche molto caotico. Invece il ribasso di una blue chip di Singapore mi preoccupa molto. Poi probabilmente il coronavirus gioca un ruolo non indifferente, in questo senso era la mia domanda sulle blue chips, ok? Quindi Ah, ho specifico. capito, va bene, ma lei sì, cioè, una cosa appunto è parlare di Singapore e una cosa è parlare dell'Italia. Se era Singapore ci mancherebbe. Ma blue chip, spiega Alessandra, vuol dire un titolo importante di un paese. Questo vuol dire una vendita di una blue chip è molto indeterminata, cioè come domanda, cosa vuol dire una vendita di una blue chip? Di un titolo importante. Evidentemente a Hong Kong ci saranno parecchie blue chip che sono vendute per i motivi che sappiamo. Ok, allora poi Pietro ti chiede, quindi è una domanda un po' diciamo tecnica a livello operativo, quindi incertezza uguale pausa di riflessione, quindi congestione che può sfociare sia in buy che in sell, entrambi consistenti. Quindi ti chiede, non ha senso a questo punto mettersi in buy stop o sell stop, quindi lui non specifica dei livelli, però immagino mettersi su un magari trading range, mettersi o magari No, sul buy capisco, stop sui massimi.
sui minimi. La domanda è chiarissima e anche l'ha spiegata molto bene. Lui dice che quando si esce dal livello di congestione, quando parte la direzionalità al superamento di o un supporto o l'abbattimento di una resistenza, parte un certo movimento. Questa è una teoria che va bene quando succede, però quando succede, perché io vi dico subito un numero, il 13 di novembre, che li so a memoria, 13 di novembre, l'indice italiano era 23,880. 23,880, andate a vedere, mi sembra, vado a memoria, l'indice, io parlo di indice, insomma, di future, insomma, era 23, per cui, malgrado tutto quello che si è detto, è vero che abbiamo staccato 60 punti di acconto di dividendo, snamene, però tutto sommato l'Italia, malgrado la vittoria di Bonaccini, questo il Nasdaq che ha fatto 1000 punti, lo Standard & Poor's che è arrivato a 2-3 passa, l'Italia è rimasta sostanzialmente, poi oggi sta andando benissimo, è rimasta circa lì. Quindi questi breakout avvengono, però avvengono molto raramente. Questa è la verità. Avvengono, ma avvengono molto raramente. E un tipo di operatività sull'indice italiano, ma in genere sugli indici azionari, basata sul breakout, almeno che uno non faccia un altro mestiere, abbia delle cioè sia lì e faccia proprio dei discorsi di investitore di lungo periodo, può aver senso. Ma da trader che sta lì e rischia di essere nociva, perché quante volte abbiamo sentito rotto il 24, rotto il 2400, rotto il 24, e poi l'ha rotto, ma è sempre tornato indietro. Stesso discorso anche quando bucava il 22, il 225, il 21. L'Italia è tipicamente da trading range. Adesso, questo che ha detto è giusto come linea di principio, ma essendo in questo momento il market mover principale, il coronavirus, un'eventuale esplosività evidentemente sarà data da una notizia di scampato pericolo che i mercati sanno interpretare prima dei telegiornali e quindi potrebbe forse anche aver senso, anche se non è il mio stile operativo. Però in questo caso particolare mi sembra una domanda posta bene e che abbia senso. Perfetto. E poi Alessandra chiede, può essere il coronavirus considerato una bear trap, trappola per orsi? L'ennesima trappola. Io vedo proprio, cioè, voi siete. Ecco, allora, certo, può essere considerata una trappola per orsi se tutto procederà bene, cioè se il vaccino viene. Cioè, esistono anche queste cose. Cioè, qui l'altra scuola di master trader sta troppo attaccata ai grafici. Quelli che dicono quello che succede non conta niente. A volte non conta niente, a volte succede. È chiaro che se c'è un'epidemia che continua e bloccano tutta la Cina e questo nessuno lo può sapere. Se invece è una pagliacciata mediatica, o molto mediatica, e questo ci può anche stare, sarebbe una trappola per orsi. Sarebbe una trappola per orsi. Per quanto poi io vedo l'Italia ormai è sopra, ormai positiva. E per quello che riguarda l'Italia, potrebbe essere una trappola, però sì, per carità di Dio, potrebbe esserlo, potrebbe essere, però dipende, la risposta è dipende dalla consistenza, dalla realtà che c'è dietro questo virus. Molti dicono che sia un'invenzione mediatica, io non so nessuno per dire no, molti invece dicono che è una situazione molto problematica. Io non lo so. E quindi ognuno di noi, c'è qualcuno che dice una pagliacciata, può approfittare di questo storno per andare oltre. Sappia che se poi continua questa pagliacciata qui, è probabile che il mercato poi si controrigiri. Comunque, ci siamo capiti. Perfetto, allora chiudiamo poi adesso con le domande perché mancano circa 5 minuti.
Allora, Francesca chiede se il BTP è quello che quota 146 e 43. Poi, allora, Marco ti fa i Sì. complimenti sulla strategia di preapertura. Scrive strategia preapertura da vecchio volpone. Chapeau, un abbraccio. E poi aspetta che c'è. Sì, comunque quella è giusto la quotazione del BTP. Vale 146,41 adesso, Okay. 146,39, BTP 6% marzo, o BTP, questo qui è il primo, vale 146,40 adesso. Ok. Allora, poi una domanda di Roberto. È evidente che le grandi mani hanno abbandonato quasi il Forex. Tony, cosa ne pensa? Condivide, ne conosce se c'è il motivo? Ma Roberto, io non sono molto d'accordo su questo perché ci sono stati diversi articoli recentemente sui nuovi volumi sul Forex, che è un mercato che tra l'altro è il mercato più grosso del mondo, oltre 6 trilioni di volumi di scambi. Quindi, Tony, non so, tu cosa ne pensi su questo? Forse si riferisce alla meno volatilità, però. Esatto, io ho pensato questo, non ho informazioni delle grandi mani, però lui vede, ma io, cioè, vede, ad esempio, euro-dollaro, io ne parlavo, mi piaceva, ci operavo, prendevo dei future, prendevo, evidentemente quando in un anno e mezzo, in 2 anni, sta su un punto, infatti qualche cosa, la gente si era buttata più sul cable. Sulla sterlina, che con la storia della Brexit ha dato un pochettino più di volatilità, per cui concordo che la speculazione, almeno noi siamo meno affascinati. Adesso puoi dire che i grandi operatori abbiano abbandonato perché ci sia una volatilità inferiore, non è corretto, cioè non è che se ci sono tanti operatori, necessariamente la volatilità aumenta. La volatilità aumenta in base anche alle decisioni, all'incertezza delle decisioni sulle banche centrali e alla volatilità dell'economia, perché i cambi si spostano secondo tanti criteri. Uno dei criteri più importanti adesso è quello che vuole fare la banca centrale, quindi nel diminuire e nello svilire la propria moneta attraverso operazioni di quantitative easing, quantitative, chiamiamola come vogliamo, abbassamento dei tassi, o l'idea di aumentarli fa sì che il cambio possa girare. E inoltre sono anche le economie, se un'economia è sana come quella americana, evidentemente diventa un bene rifugio, per cui un dato buono o nei momenti un po' di panico portano all'acquisto del dollaro, così come anche quello dello yen o del franco svizzero, e viceversa. Siccome le banche centrali sostanzialmente hanno già detto o fatto capire come si muoveranno già da qualche mese, già si sapeva l'anno scorso che i tassi che Powell avrebbe ridotto 3 volte il tasso di interesse, già si sapeva che Draghi, noi eravamo a zero con conti di deposito meno 0,4, non è cambiato niente, rimaniamo a zero con conti di deposito 0,5, già si sapeva adesso che abbiamo un quantitative easing a livello indeterminato come temporalità per tanti mesi, e quindi una volta che sconti un po' tutte queste cose, è difficile, anche se ci fossero tutti i migliori operatori istituzionali, far girare un cambio di un'importanza così immensa che l'euro-dollaro. Ecco, io la vedo così. Che poi al tempo stesso, quando gli interessi e la volatilità diminuisca, faccia sì che calino anche le transazioni. È vero, e sia perché è meno divertente, i retail si giocano meno, può darsi anche che gli istituzionali, quelli grossi, abbiano meno voglia di speculare, quindi c'è un abbandono per questo. Però non è che hanno deciso cosa facciamo con questo Forex, lo abbandoniamo perché e sono andati via, capito? Ecco, io la penso così. Tra l'altro anche un mercato troppo importante a livello macroeconomico per molte compagnie che vanno a fare hedging sulle appunto il loro business che hanno in diverse valute. Poi Luciano ti chiede, io direi di chiudere con Luciano, visto che comunque Tony ha
tra poco un altro impegno, Luciano ti chiede, sarei curioso di conoscere gli sviluppi della posizione sul gold aperta in diretta qualche giorno fa. Quindi Lo Tony fa. segue alle 11, se su InvestTV, il lunedì magari metto il link, insomma, InvestTV, ci sarà il link, andate su Fontobel e la faccio vedere, e proprio faccio vedere fisicamente la posizione che è, la spiego. Meglio di così. Per cui, Trasparenza massima, quindi più di sì, così. l'ho comprata, io ringrazio Luciano che si ricorda, ce l'ho ancora, vediamo bene che cosa ho comprato, vediamo quello che è un elemento interessante che faccio vedere con il webinar delle 11 su InvestTV, che sarà molto interessante come questo. Ottimo, allora io direi di chiudere, quindi chiudiamo adesso non ci sono altre domande, però vi ricordo che venerdì alle 16 abbiamo un altro appuntamento e quindi poi ci vediamo venerdì alle ore 16. Chi si è iscritto ovviamente a questo non necessariamente deve riscriversi perché basta una registrazione per volta e quindi poi si è automaticamente iscritti a tutte le serie dei webinar che questa, diciamo, tranche di webinar durerà fino alla fine di febbraio, quindi ci sarà ogni lunedì e ogni venerdì, quindi ci sarà tempo e spazio per altre domande che vedo che stanno arrivando, però le lasciamo per la prossima volta. Grazie a tutti e vi auguro una buona giornata e una buona settimana di trading. Ciao Tony, alla prossima. Grazie, arrivederci.